Ciao a tutti, io sono Dreamlike Moon e vi do il benvenuto all'ottavo episodio della sfida con The Sims 4 Rags to Riches, dalla povertà alla ricchezza. Allora, la nostra Malene si sta divertendo un po' guardando le nuvole perché voglio farla diventare ispirata, perché appunto volevo scrivere un altro libro. Infatti lo scopo di questa sfida è guadagnare soldi ed ora in poi voglio assicurarmi di farle scrivere un romanzo, comunque un libro, a ogni puntata, per cui oggi scriveremo sicuramente un altro libro, prima di qualsiasi altra cosa, però voglio anche farla andare nella biblioteca di Windenburg, perché è da un po' che non vediamo Daichi e ho voglia di insultarlo un po'. Infatti ci manca un po' di socialità, sta andando verso il giallo. Quindi, quale cosa migliore se non insultare Daichi? Nel frattempo si sta anche divertendo, intanto la gente si ferma per strada ad osservare la pazza che fuori dalla sua casetta minuscola, più che altro sembra un capanno per gli attrezzi, sta osservando le nuvole. Perfetto, è proprio lei, è la nostra Malene. Allora, smetti di guardare le nuvole, vai a usare il water e poi possiamo andare a Windenburg a insultare un po' il nostro caro Daichi. Se potete notare, ho anche cambiato il microfono. Finalmente è arrivato quello nuovo, però devo ancora capire come settare un po' il volume, per cui spero che si senta bene questo episodio. Tra l'altro la ventola del PC dà un po' di fastidio, spero di risolvere la prossima volta comunque voglio mettere il PC in una posizione diversa in cui non farà troppo casino e non potrà essere troppo captato dal microfono. Però andiamo a Windenburg. Eccoci alla villa quadrupla e speriamo che Daichi sia di turno, appunto perché prima di tutto controllo che ci sia. No, intanto non c'è nessuno. Vabbè, appropriamoci subito di un computer, magari questa volta andiamo al piano terra e scrivi un libro di genere. Cosa c'era di nuovo? Forse sceneggiatura, però l'avevamo già scritta una sceneggiatura. Vabbè, comunque andiamo a scriverne un'altra, perché no? Vale sempre la pena di scrivere una sceneggiatura. Tanto vediamo se arriva qualcuno, perché anche se sono le 13:15 del giovedì sembra non esserci nessuno in questa biblioteca, cosa è quanto strana. È deserta! L'intera Windenburg è deserta, no? Forse sta arrivando qualcuno, sì. Titolo del libro. Allora, vediamo che titolo vogliamo dare a questo libro. Allora, il nostro libro precedente era Il codino di Akira, il film. E adesso sarà Il codino di Akira, due punti, il ritorno, perché è il secondo capitolo della saga sul codino di Akira, che sarà stupenda, ragazzi, me lo sento. Intanto c'è qualcuno, chiacchiera con Eva, e dagli occhiali direi che è la bibliotecaria e temo quindi che ci sia stato un cambio di bibliotecario. Ma io volevo chiacchierare con Daichi, anzi no, peggio, volevo insultarlo, ancora peggio, non devi esserci tu. Intanto togliamo questo che non ci serve. Salve, salve, infatti è la bibliotecaria Eva Adatta e sta parlando già di carri armati. È flirtante. Sta guardando Malene e le piace. No, 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 Eva, non si fa. Non si fa. Malene di proprietà di Akira. Allora, complimentati per l'abito, perché quegli occhiali sono sempre stupendi. Però dovresti anche lasciarci scrivere, Eva, perché noi siamo qua per un motivo ben preciso, per cui lasciaci stare. E noi dobbiamo continuare a scrivere, per cui... Ahia, ho battuto la mano sul tavolo e temo che d'ora in poi queste cose si sentiranno, per cui chiedo scusa. Allora, Eva si sta dando da fare sul computer e sta giocando a The Sims. Anche lei, benvenuta nel gruppo, cara. Mi piace questa Eva. Mi piace. Ero venuta qua con l'intenzione di insultare Daichi, invece abbiamo trovato Eva con la quale possiamo anche stringere amicizia volendo. Perché no? Allora, Malena è ancora ispirata, si sta andando a fare, rimarrà ispirata per altre 4 ore. Eva è sparita. Ah no, è andata ad applicare il metodo Akira, giustamente. Prendi il libro, leggi 2 pagine e lo riponi. 1, 2, 3. 3 pagine, attenzione, è arrivata la terza pagina. Chiude il libro e lo ripone! E lo sapevo! Salve signora!
Vediamo cosa fa. Dove va? Vuole andare al computer, ma il computer è già occupato. Mi dispiace. Da Maria Nezzi. Salve, ma non puoi lasciare stare i sim che sono al computer, che stanno lavorando duramente per registrare un episodio in streaming con The Sims Forever? No, devi farti gli affari degli altri. E ci sta provando pure con lei. Ci sta provando. Ragazzi, questa non è venuta qua per lavorare, è venuta qua per provare. Ah, ok. Metodo di Daichi, parte 2. Prendi un libro, siediti, stavolta leggi due pagine, per cui ne ha già girata una. Due. Velocizziamo un attimo, se no rischiamo di passare l'intero episodio a guardare questa qua che legge. Lo richiude, questa volta ha letto due pagine, attenzione. E va a riporlo, esatto. Ok, va bene, basta, io mi sono già stufata, torniamo da Malene. E vediamo, ha quasi massimizzato, ha raggiunto il prossimo livello dell'abilità di scrittura, perfetto. Raggiunto il livello 7 di scrittura. Ora Malene può scrivere romanzi fantasy, sì. Può anche entusiasmarsi per il pentametro giambico con altri sim. Rischiavo di non leggerlo correttamente. Sì che qualcosina ho studiato anch'io a scuola, eh. Non sembra, ma ci sono stata a scuola. Va bene. Comunque livello 7 vuol dire più soldi dalla scrittura. Per cui noi... allora, volevo diventare amica della tizia a cui abbiamo chiesto la data di nascita del presunto figlio, che in realtà non era incinta. Vediamo di ritrovarla. Ah, e vai qua. Masami, era lei. Volevo diventare amica con Masami. Però nemmeno Eva è male come personaggio. Daichi, purtroppo, sapendo o avendo capito che noi oggi saremmo venute in questa biblioteca, se l'è data a gambe, a meno che non sia morto, ma dubito. Ah, Jacques Villarreal nel frattempo è morto. Condoglianze. È stato bello condividere con te un hamburger. Condoglianze a tutta la famiglia. Allora, Kira è sempre qua, per fortuna. Masami. Vabbè, vuol dire che inviteremo lei. Anzi, dopodiché potremmo inviargli un sms, vediamo che ci risponde. No, non subito. Mi sono bruciata l'sms, adesso sicuramente ci chiamerà e vorrà chiedere se vogliamo uscire. Però non possiamo, stiamo scrivendo. Per cui finisci di scrivere, vai veloce un attimo che ci serve. Grazie, adesso è tesa. No. Lo sapevo che non ce l'avremmo fatta. Me lo sentivo. Ah, salve Wolfgang. Wolfgang, l'ho detto giusto, Munch, sì, che era con noi al Festival dei Disastri. Marene, ci sei? Dai che ce l'hai fatta, dai. Ah, sì, benissimo. Vediamo che libro è. Cioè, sappiamo che libro è. Qualità normale. Beh, dai, poteva andare peggio. Gioca Block Oblique. Fantastico questo gioco. Cioè, fantastico, no. In realtà farebbe schifo a chi non ha videogiocato negli anni 90, credo. Ah, hai raggiunto pure il livello 2 del videogioco. Ora può discutere delle strategie di gioco con altri sim. Va bene. Però no, allora, volevamo socializzare un pochino con Masami, per cui inviamo un sms sperando che risponda. Nel frattempo potremmo andare al nostro bagno preferito. In realtà no, perché il nostro bagno preferito è quello dove c'è Sboccata 2.0. veloce, vai Malene, eccola qua. E la socialità si è alzata per conto suo. E puzza anche. Ah, e ti piace pure il tuo odore. Beata te. Ah, ok. Intasa lo scarico. Ah già, perché a livello di malizia... Se intasassimo lo scarico? No, però no, dai, oggi non c'è Daichi. Cos'è che ho cliccato? Lavati i denti. Ma sì, dai, può andare bene. Ogni tanto ho bisogno.
Però Masami non ci sta rispondendo. Non è carino da parte sua. Fai il troll nei forum. No. No, no. Andiamo fuori con Masami. Andiamo direttamente fuori. Siamo alla lama strillante con Masami. Wow. Che look chic. Look chic. Clangete, 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 un raduno di eroici gentiluomini e gentildonne. Indossa la tua corazza per la notte dei cavalieri e otterrai un cospicuo sconto. Ma anche no, non ci interessa, perché dovremmo. Noi siamo qua per Masami. Allora, amichevole, complimentati per l'abito, ovviamente, perché una che si veste così non è che da complimentare. Col suo bel pancino in vista. È fantastica Masami, già l'adoro, però dobbiamo anche mangiare qualcosa, per cui vediamo, ordine del cibo, ciotole di olive, prendiamo una ciotolina di olive. Intanto parliamo anche un po' con Masami, vediamo di farcela amica, perché mi piace questa sim, è simpatica. Fai la sciama con Masami. Ah, vanno già d'accordo queste due, perfetto, ottimo. Masami, vieni pure con me. Vieni dentro e ci prendiamo una ciotola di olive. Non ho voce stasera. Ah, ok, una ciotola e basta. Va bene. Olive, gnam gnam, con la finezza che solo Malene può avere. Nel frattempo sono arrivati i cavalieri. Vediamo chi c'è sotto questa corazza. Penny Pitot! No! Penny! Non posso crederci che ci sia tu sotto questa corazza. E Gavin e Richards. Ah, intanto. Non mi ricorderò mai come si chiama. Masami sta giocando a non svegliare il lama con Zoe Patel. Ah, sono più donne questi cavalieri che uomini. Ma ne è arrivato un altro. Che è successo? Francesco Caruso. Hai finito di mangiare? Bene. Allora, potremmo andare qua. Lavati le mani perché fai un po' schifo. E sfida un sim. Sfidiamo. Non posso sfidare Masami. No. Però potrei sfidare Penny Pisato. No, dai, non sfidiamo nessuno. Gioca insieme. Giochiamo con la nostra nuova amica, se non se ne va, dove vai? Dove vai? Non te ne andare, non te ne andare. Stai qua con noi. No! Dove vai? Ah, meno male, è tornata dentro, ha cambiato idea. Ah sì, perché Marlene la sta chiamando a giocare al lama. A non svegliare il lama. Nel frattempo Zoe Patel in teoria ci sta facendo compagnia, va bene? Vediamo. Ragazzi, il Jenga mi stressa da morire, non ci gioco mai perché veramente, cioè preferisco guardare gli altri che ci giocano. Mi stressa da matti. Non potete capire. Cioè, si stressa anche voi, sì, potete capire, ma solo in quel caso. Quasi cadevo alla torre, eh. Malene, mi raccomando, non farmi fare brutta figura. Ma guarda almeno quando togli il bastoncino. Dai. Ah, tocca a Masami in difficoltà. E l'è andata bene. Malene? No! No! Sei negata. Oddio, sai come mai? È triste? Perché il lama si è messo a piangere! Si è messo a piangere! Che umiliazione! Il tuo sim deve non solo affrontare il disonore, ma anche ripulire quel triste ammasso di bastoncini. Non mi è mai capitata questa cosa che il lama si è messo a piangere. Mi è capitato che si è svegliato, si è messo, si è arrabbiato, ma che si sia messo a piangere! Ragazzi, per far piangere un lama ce ne vuole, eh! Solo malene, solo malene. Va bene, dai, basta. Allora, amichevole. Chiediti della sua giornata, basta con questo lama, sono stufa. Chiediti della carriera, proviamo a conoscere un po' questa Masami. Allora, Masami, cosa fai nella vita? Chi sei? Perché? Perché c'è? Perché? Ah, Masami è disoccupata, mi dispiace. Beh, ma magari è disoccupata come noi, cioè disoccupata ma si guadagna da vivere in qualche modo. Intanto le chiediamo degli interessi. Amichevole,
altre scelte. Propone un piano folle. Eh sì, infatti vuole proporre un piano folle a qualcuno. Sì, perché Malene non è tanto folle, Malene. Però dove è finita? No, non andartene, amichevole. Propone un piano folle. Dai Masami, potremmo essere amiche. Mi fa troppo da ridere Malene, è troppo fuori. Va bene, cosa possiamo fare con Masami? Impara a conoscere, perché fondamentalmente non la conosciamo molto bene. Condividi foto. Ah, è smanettona, per cui potrebbe essere un po' una youtuber Masami. Un po' la faccia ce l'ha, non so perché, ma ha la faccia da youtuber. Va bene, dobbiamo immortalare questo momento di amicizia. E trova le sue foto divertenti. Chissà cosa ha fotografato Malene. Amichevole. Altre scelte? Sfoggia i muscoli, sì. Guardate lei che faccia fa! Guardate Masami! No, anche questa è una faccia da immortalare. Assolutamente. Che muscoli che hai, Malene! Ok. Ah no, ho cliccato su Malene. Però potrebbe esercitarsi a cantare, oppure canta la canzone folk London Bridge is falling down. Oh no! The itsy bitsy spider. Twinkle twinkle little star. Però no, London Bridge is falling down non mi piace. Oh, fai schifo Malene, fai sempre schifo. The itsy bitsy itsy spider. Basta. Passa alla prossima, grazie. Sono a bocca aperta, ragazzi. Quanto è carina! È carinissima! È troppo bella! Non è la mia Malene questa, no. Non può essere lei. Esci da questo corpo! Guardatela! Non è Malene, non è più lei. È fuori di sé. Canta la canzone? Folk. È un angelo anche lei! È diventata un angelo! Però lui è 20. E questa è l'abilità di canto che sale, eh? Cioè io sono senza parole in questo momento. Chiedo scusa del lungo silenzio, ma non so veramente cosa dire. No, Malene, è così che mi commuovi. Basta, torniamo a casa. Tornati al nostro polverone, mando subito Malene a dormire. Potevo anche evitare di registrare questa parte, però fa lo stesso. La mandiamo a dormire, nel frattempo possiamo parlare un po' di cosa? Delle piante. I nostri frutti di drago stanno crescendo, spero di poterli raccogliere al più presto. Il nostro limone anche sta crescendo, però l'ho piantato dopo, per cui non crescerà ancora per un bel po'. Nel frattempo, possiamo far evolvere. Sì, fa evolvere tutto. Fa evolvere. Sì, lo so che hai fame, lascia stare, fai evolvere le piante prima di tutto, perché tanto poi dobbiamo comunque andare verso un bidone per nutrirci, per cui rovista in cerca di cibo. Ok, il lavoro duro, duro lavoro di Malene ha dato i suoi frutti, la qualità della pianta di frutti del drago è migliorata, va bene. Dai, veloce. Mi piace. La qualità della pianta di frutti del drago, non sciogli lingua. Canta sotto la doccia, ma io ti ho detto di andare a mangiare in realtà, perché no? Vabbè, canta sotto la doccia, non è un problema. Se ti piace così tanto cantare sotto la doccia, ok.
Stai cantando perlomeno? No, è troppo disagio per cantare. Che schifo questa doccia. Oh, sta quasi. Non sta cantando, sta tirando gli ultimi respiri morenti di lama strillante. Non so cosa ho appena detto, però. Vabbè. Vai a mangiare, dai, ti prego. Dieta a base di bidoni dei rifiuti ormai, quella non ce la toglie nessuno. Però dovremmo presto essere in grado di acquistare forse qualcosa che sia, che somigli più o meno a una cucina. Per cui mangia maccheroni e formaggio, ma che sul sul? Sì, Malene, è normale, se scavi nei rifiuti ti sporchi, per cui non lamentarti con me. Mangia, pensa a mangiare perché sennò... Lei quando ha fame diventa veramente una rompiscatole. Ah, 335 simole. No, ci siamo dimenticati di pubblicare... No, non abbiamo pubblicato l'ultimo nostro capolavoro. Dove sto andando? Ok. Ok. Vendi a un editore il codino di Akira, il ritorno. È per quello che non abbiamo guadagnato molti diritti d'autore. Però meglio di niente, meglio di niente. Ok, pubblicato. Adesso possiamo innaffiare. Non credo che possiamo ancora raccogliere nulla. No. Stai mangiando? Ah, bene. Non preoccuparti che dopo facciamo la doccia anche, eh? Dopo ci occupiamo anche di quella. Perché non vuoi innaffiare? Innaffia, ti ho detto. Malene, innaffia. Innaffia. Sei sporca, lo so. Tieni duro, innaffia. E poi vai a farti la doccia, va bene. Ma non te la sei fatta 5 minuti fa, tipo? Allora... Per l'amore del cielo, usa il bagno, pulisci perché fa un po' schifo a vederlo e poi canta sotto la doccia, va bene, ci metterà di più sicuramente, sarà una doccia lunghissima, ma va bene in ogni caso. Allora, cosa stai facendo? È uscita ed è ripreso ed è rientrata, senti, fai una doccia riflessiva, lascia stare il canto sotto la doccia. Sì, divertente con Masami. Ah, ma c'era Akira Kibo. Allora, vogliamo passare del tempo assieme a casa sua? No, non possiamo. Stavo dicendo, Malene, ti prego. Allora, che voleva già essere divertente con Masami. L'avevamo già tra i desideri. Cos'è questo? Dai. Com'è che durano 20 ore le docce adesso? Ah? Allora, scriviamo un altro libro, scrivi un libro di genere fantasy. Sì, possiamo scrivere il fantasy, ragazzi, è eccezionale. 40 ore di doccia ormai, il momento del sudiciume. Gli oggetti di Malene potrebbero essere un po' più liti, ma lei si sente un po' stanca. Oh, è un po' come me, insomma. L'ho detto, ho creato una sim simile a me. Non che io sia perfida, almeno non credo, spero di no. Però per il resto ci somigliamo. Allora, le fanciulle amazzoni e il muscoloso guerriero. No, questo sembra un libro rosa tendente al rosso più che un libro fantasy. Dai, ti prego. Allora, un libro fantasy. Le fanciulle amazzoni e il muscoloso Akira. Gira e rigira, torniamo sempre lì. Va bene, dai, faremo questo libro rosa, libro fantasy a sfondo rosso. Va benissimo, non c'è problema. No, adesso è tesa, ma perché? Vabbè, però per 50 minuti, per cui... La doccia in teoria dovrebbe valere ancora per 3 ore, sì, ok, perfetto. Perfetto, io spero che l'audio sia buono, almeno accettabile in questa puntata, lo spero vivamente, perché sono disperata, alla disperata ricerca dell'audio migliore. Scrivi ragazza, scrivi. Che poi, io ho già in mente cosa potremmo fare in questa puntata, come potremmo concludere la puntata. Eh sì, perché ci rimangono tipo... 5 minuti di registrazione per non sforare troppo con gli orari e in questi 5 minuti farò cadere un miracolo. No, un miracolo no,
però farò accadere una cosa che forse ci stiamo aspettando da un po' troppo tempo. Eh sì, siamo all'ottavo episodio ormai e ancora non è successa una cosa. Noi continuiamo a parlare di Akira, però questo Akira, in fondo, dov'è? Cosa fa? Perché non è qua? E soprattutto perché con lui non abbiamo ancora approfondito un certo discorsino. Non intendo quello del matrimonio, eh? Logicamente no. Vendi a un editore Le fanciulle Amazzoni e il muscoloso Akira, che è un libro di qualità normale. Allora, va bene? Vai, pubblica e ok, perfetto. Adesso è giunto il momento di migliorare un po' la casa, perché effettivamente abbiamo 1221 simoleon, dobbiamo cambiare prima di tutto il letto e acquistare qualcosa che sia un po' più decente, che non sia una brandina extra large. Allora, abbiamo disponibile questo, energia 4 però è scomodo, prima avevamo un Cuscaria, dov'è il Cuscaria? Qua, energia 4, antistress 1, però era scomodo anche quello. Dato che ci siamo, energia 4, futon doppio, 560 simoleon però ragazzi. Vabbè, no, 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 possiamo permettercelo, ce lo permettiamo. Ecco qua, per cui letto migliore. Ok, ora dobbiamo occuparci un po' anche degli interni perché la casa così non si riesce a vedere. Le carte da parati mi fanno schifo, per cui andiamo sulle vernici e ci prendiamo un Luigi IV, no, un scuri semplici a pastello semplici, rosa, no, non è da malene, viola. Potrebbe starci, no, scuri semplici con, ah sì, con finitura bianca, perfetto. Questo bel viola profondo, no, non ci sta. Rosso invece, questo sì che accende l'atmosfera. Ci sta anche quasi bene il letto. Però vediamo se possiamo cambiare il colore del letto. No, non è da fiori. Perché no? Questo ci sta. Vediamo di fare anche un minimo di pavimento in legno. No, non mi piace. Tutto troppo, troppo rosso, colori troppo caldi. Troppi colori caldi, ecco. Questo. No, non mi piace. Corteccia di quercia. Truciolato, no, grazie. No, sono troppo rossicci questi legni. Troppo scuro. Vediamo un po' di piastrelle. No, oh, però per il bagno sì, le piastrelle. No, 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 no. Non so cosa fare, sono un po' indecisa. Però cos'è questa? Ghiaia grandiosa, no, ghiaia. Cosa è successo? Ma io sono proprio scema, sono. Ho capito come fare ad andare più veloce, schiacciando maiuscolo, ragazzi! Sono un genio! Cioè, da 12 anni che gioco a The Sims e i comandi tastiera ancora non li conosco. Sono proprio un genio. Mi piace o non mi piace? Si vede. Ah, questo sì, questo mi piace. Non so perché in casa ho messo questa pietra, ma è una cosa che mi ispira. Sì, vabbè, tanto poi cambieremo tutto comunque. Poi, anziché stare qua 20 ore a occuparci del bagno, no, della casa, scusate, perché adesso sto facendo il bagno. Piastrelline, no, troppo piccole, non mi piacciono. Neanche questa. Piastrella semplice, no. Questo è il mio preferito in realtà. Lo uso ovunque. No. Troppo bianco. Questo. Cioè io i miei bagni li faccio sempre con queste piastrelle perché sono troppo belle. No. Apriamo qualcos'altro. Si sente il cane che abbaia? Temo di sì. Che si senta comunque. Va bene, dai. Direi che no, il bagno mi fa un po' schifo. No, no, no,
Non so perché questa sera sto continuando a far versi improponibili, non lo so, chiedo scusa. Abbiate pazienza. La moto si è sicuramente sentita. Va bene questo, dai. Non stiamo 4 ore a occuparci di 2 mura del bagno. 8 pannello. Ma finestraia, ma costano tutte tantissimo. No, non mi piace. Non ci sta come stile. Ah già, abbiamo detto che avremmo dovuto seguire lo stile di questa casa. Per cui andiamo subito a prenderci delle finestre come quelle che penso che sia questa moltiplicata per tot volte. Sì, mi sa proprio di sì. Allora, facciamo così. Ah però, 30 a finestra. Mica male. Forse devo metterle un po' più in alto. Ma posso mettere 2 finestre? No, non posso metterne 2. Però quei ragazzi là non hanno altro. Cioè, quei ragazzi là, in realtà non so neanche se la casa è abitata. Ah, ma c'è questa grande qua. Ah, c'era il trucco. Va bene, allora facciamo questa qua. Eh sì, questa è luce. Questa qua. Magari proprio in terra no, eh. Oh, c'è la gatta che si sta spostando. È praticamente in cima allo scaffale che uso anche come scrivania e come ripostiglio della roba, perché vivo in 30, in 38 esattamente metri quadri, per cui non ho molto spazio, quindi ho tutto stipato. E c'è la gatta che si sta muovendo. Non so se riuscite a sentirla quando si muove, perché fa veramente un gran casino. Però lì c'è la doccia, eh. Sì. Mettiamo qua allora. E direi che potremmo mettere un'altra finestra grande qua. Perfetto. Ottimo. Abbiamo una casettina, ragazzi. Non è bella, non è comoda. Non è sicuramente una casa degna di essere chiamata tale, però queste qua non le voglio. Ma è pur sempre una casa. 1, 2, 3. Perfetto. Ah? Meglio di così non si può. Adesso Akira non può non venire qua, perché io ho già in mente di fare una cosa. No, del telefono magari non ci risponde. Un po' più problematica la cosa. Akira, eccolo qua. In vita nell'atto attuale. Sì, 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 sì. What is that, Droid? E perché non riesco più a muovere il mouse? Ah, ecco. Arriverà molto presto. Sì, tesoro, so che sei stanca, però cerca di rilassarti, che Akira arriva presto. Eccolo qua! No, non andare a dormire. So che hai un letto figo adesso, ma non andare ancora a dormire. Arriva dritto davanti alla porta. Ma non vedi che siamo qua? Eh? Amichevole. Chiedi di convivere. Non si può. Cerca di calmare. No, è stressatissimo. Cerchiamo di calmarlo, vediamo se funziona. È furente addirittura! Cosa è successo? Amichevole, chiedi della sua giornata. Cosa è successo? Corbeth Yolanda Duca! No! Perché lui è un sim geloso, magari non sapeva dove eravamo. Noi eravamo fuori a scrivere, a divertirci con un'amica. Calmati! Condividi un segreto. Te lo dico sottovoce, Akira, però sappi che oggi sono andata fuori con... Abbiamo avuto qualcosa. Cosa che le stai dicendo? Ho spezzato il tuo cuore. Ma sei scema. Abbraccia. Amichevole. Dopodiché possiamo cominciare col romantico. Esprima affetto. Romantico. Baci sulla guancia. Romantico. Altre scelte? No, proprio nozze non possiamo. Invita a restare per la notte, sì. Sicuramente. Altre scelte? Sussurra seducemente. E qua entra in scena la malene divoratrice d'uomini. Ti va di passare la notte insieme? Ha detto di sì, però lui sta già parlando di videogiochi e di cena. Non è che possiamo farci una partitina e poi magari facciamo una bella cena. No, qua non funziona così. Cosa sta... Dormi? Ma perché? No, non dovete dormire. Sciagurati che non siete altro. Sveglia.
Svegliati, Akira! Sveglia, perché con te non abbiamo finito. Volevo rendere l'atmosfera un po' romantica, ma non ci lasci altra scelta. Svegliati. Grazie. Che pigiama ha? Va bene, dai. Non facciamoci caso. Romantico? Fai fichi fichi. Ragazzi, è la prima volta di Malene e Akira. Avrei voluto rendere l'atmosfera un po' più romantica. Ah, prima di tutto, luci automatiche. Tutte le luci. Avrei voluto rendere l'atmosfera un po' più romantica, sai? Accendere un paio di candele, fare cose così, ma tu non ci lasci altra scelta, no? Dobbiamo fare tutto subito, velocemente. Ragazzi, è la loro prima volta! Sì! Lo screenshot è d'obbligo. Hanno entrambi gli occhi chiusi, ma vabbè. Ok. Questa è l'angolazione più o meno giusta. Ok. Con gli occhi chiusi. Ma dai. No. Vabbè, sì, non stiamo lì qua a guardare. Anzi, potremmo ammirare la luna piena. Oh, è una bella serata romantica. E in giro non c'è nessuno? Avete finito? No, non ancora. Cos'era quel rumore? Squeak! Sono le molle del letto! Con le piume, dai! Perché te ne vai di già, Kira? Ma no, era tutto così romantico fino a 3 secondi fa. Accendi le candele, rendi tutto più romantico. Ma lei ne sta per fare fichi fichi per la prima volta. Ah, perché tu l'hai già fatto fichi fichi, Akira. Non sono io qua che non ho mai fatto fichi fichi. Va bene, va bene. Però, dato che ci siamo, abbiamo ancora 491 simoleon. So che sarà una puntata lunga. Dai, compriamoci questo frigorifero. È giunto il tempo di acquistare un frigorifero, se riesco a cliccare nei punti giusti. Fresconix, budget di lux usato, qualità del cibo 2. E mi tocca comprare un frigorifero usato per ora. Va bene, dai, non facciamoci troppi problemi, tanto prima o poi tutto questo sarà rimpiazzato da qualcosa di molto molto meglio. Ragazzi, abbiamo un frigorifero! Yay! Potevo comprare altro, a dire il vero, però... Ah no, adesso mi viene in mente. Dovremmo comprare uno, un lavandino. Uno qualsiasi andrà bene. Un lavandino che possiamo mettere anche qua. Perché no? Tanto. Ok, l'importante è che riesca a utilizzare il tavolo da lavoro. E soprattutto, ragazzi, un bidone. Perché non possiamo non avere un bidone. Bidone. Allora. No, non possiamo permetterci un bidone. Allora, un bidone per interni. Cestino dei rifiuti per bambini stellare. Va bene. Ok, compriamo questo. Lo mettiamo fuori perché non c'è spazio. Però yeah, adesso possiamo buttare via i piatti. Con due piatti sarà già pieno, ma fa lo stesso. Ok, perfetto. Abbiamo i generi di prima necessità. Ma lei non sarà mai più costretta a mangiare dai bidoni. Yeah, questa è una puntata epica da ricordare, ragazzi, la prima volta con Akira, il frigorifero. Akira finalmente può usare qualcosa a casa nostra. Cioè, abbiamo messo le decorazioni sui muri. Insomma, un sacco di roba, ragazzi. È stata una puntata lunghissima, mi scuso, però è stata una puntata da ricordare. Ottavo episodio, finalmente i progressi si vedono. Per cui io vi ringrazio per avermi seguita fino a qua. Se volete commentare, io sono felicissima, lasciate i commenti, anche se avete domande rispondo a tutti, per cui lasciate commenti. Se volete essere salutati, ditemelo, mi raccomando, perché io vi saluto molto volentieri, è la cosa più bella in assoluto da fare. Mettete mi piace se il video vi è piaciuto e soprattutto ditemi se l'audio va bene così, se devo sistemare qualcosa, perché chiaramente
adesso il microfono è in fase di testing, per cui ditemi se va cambiato qualcosa. Per cui mettete like. Vi ricordo che in descrizione trovate il link alla playlist della serie, così se vi siete persi anche un solo episodio, anche 5 minuti di un episodio, potete andare a rivederli cliccando sulla playlist. Vi ringrazio di nuovo per l'attenzione. Questa è stata una puntata, epica. Per cui grazie e vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti!